sindaca dalla piazza di Figline, dalla piazza Marsilio Ficino, si leva un grido contro la guerra e un sostegno, un forte sostegno al popolo ucraino. Sì, un segnale fortissimo con un'unica volontà, perché questa piazza ha voluto lanciare un messaggio, mettere la propria voce insieme a quella di tantissime piazze d'Italia per chiedere che si fermi questo conflitto così vicino a noi in Ucraina, per dire anche che siamo ovviamente pronti a dare accoglienza, come stiamo già facendo, al popolo ucraino, a chi sta soffrendo in questo momento, ma anche per dire che probabilmente dobbiamo necessariamente costruire un modello di Europa e di mondo diverso da quello che conosciamo, perché tutti i conflitti possano trovare un termine. E questa è un po' la voce che è venuta dalla piazza, per la quale voglio ringraziare veramente profondissimamente tutte le associazioni, gli uomini e le donne che sono messi a disposizione per organizzare questa manifestazione. È nato un vero e proprio comitato promotore della pace, al quale hanno aderito anche le quattro amministrazioni comunali che erano qui presenti, e dopo la piazza di San Giovanni Valdarno degli scorsi giorni, quella di Firenze domenica scorsa, sicuramente anche la piazza di Figline, insieme a Reggello, a Rignano, a Castelfranco Piandesco, ha voluto dire no a questa guerra e a tutte le guerre in generale, con una voce fortissima all'unisono per chiedere davvero che si intervenga per porre fine a questo conflitto.